Buongiorno a tutti e buon mercoledì. Oggi volevo farvi vedere la carta per tatuaggi temporanei, Tattoo 2.1, composta da carta di calco e foglio colla. Quindi io ho la carta transfer, carta di calco, riconosco praticamente nella confezione ho pari transfer e pari foglio di colla. Io vedo praticamente il lato stampabile perché dietro ritrovo sempre le sigle della carta del Magic Touch. E questo con il trasparente è il foglio colla. Volevo farvi vedere questa applicazione, visto che venerdì iniziano gli europei di calcio, allora è un veicolo, diciamo, di marketing che può essere molto, molto convincente. Andiamo a prendere il nostro Space Control 3.1. E vi faccio vedere la grafica che ho molto, molto semplice che ho realizzato oggi. Quindi, Forza Azzurri con la bandiera d'Italia, nulla di trascendentale, però molte volte si vede quando inquadrano le ragazze allo stadio, eccetera, eccetera, o i tifosi che hanno praticamente un tatuaggio temporaneo sulla guancia o cose del genere. Qui vado a ridimensionare la mia grafica, quindi ho fatto una dimensione di 40x31 e qui basta che vado a fare disposizione ottimale. Dentro lo space control, legato alla stampante, c'è una magenta giallo e bianco 711 VT o 7411 VT. Io ritrovo praticamente la possibilità di stampare la mia carta tattoo. In questo caso mi basta andare sul menu a tendina, andare a prendere Tattoo 2.1. Ok, in questo caso mi fa già l'immagine speculare e in questo caso in automatico mi toglie la stampa bianco. In questo caso io la vado a rimettere perché voglio proprio avere bianco dove c'è la bandiera dell'Italia. E in questo caso metto anche il limite del bianco attivo in maniera tale che stamperò il bianco praticamente solo dove c'è il bianco. In questo modo posso andare a risparmiare toner. Quindi lancio la mia stampa e vado a fare la stampa sul foglio di calco. Ok? Torno live. Ok, quindi qua ho stampato praticamente il mio foglio, ok? Dietro ho i loghi di Magic Touch, quindi non mi posso sbagliare. Qui ho stampato il mio transfer. A questo punto devo andare ad accoppiare il foglio colla. Ok? Quindi vado a togliere praticamente il foglio colla in questo modo. Qui vado a posizionare sopra la mia carta di calco. Ok, in questo caso con una spatola mi aiuto per togliere tutte le bolle d'aria presenti. Molte volte si vedono i ragazzi e le ragazze con un tatuaggio praticamente come questo della squadra del cuore o della nazione del cuore. A questo punto non mi resta altro che prendere una forbice, andare a ritagliare l'immagine. Okay. Qui ho la plastica, qui ho la carta, quindi qui ho la plastica, non faccio altro che togliere la plastichina, posizionare il tutto sulla pelle, ok, in questo modo, a questo punto non faccio altro che prendere una spugna e
andare a bagnare. Man mano che si bagna retrocarta, vedete che viene via, io ho il mio tatuaggio. Tatuaggio dura dai 3 ai 5 giorni, è atossico perché il foglio colla, fa sia da protettivo, che quindi il toner non va a contatto con la pelle, sia da collante, ok? E in un foglio A4 chiaramente posso farci instare una valanga di loghi con questo. Basta, questa era un'applicazione molto semplice che però ha un suo perché su tutti quei segmenti, sia a livello sportivo che a livello di marketing, quindi a dirci ribato, promozioni, eventi, cose varie. Ok, quindi carta tattoo 2.1 è il prodotto. In bio trovate il link con il prodotto sul nostro sito. Ci sono due confezioni, una confezione da 10 fogli, 10 più 10 fogli, una confezione da 50 più 50 fogli. Come sempre vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato. Ci vediamo alla prossima e forza Italia, che andiamo a vincere questi europei. Grazie, alla prossima, ciao.